Vi eravate convinti di avere messo sotto l'Inter scudetto già al Milan e già mi immaginavo tutti i video degli youtuber pronti a gufare. Fermi tutti, l'Inter c'è e c'è per adesso, c'è per domenica, c'è per questo fine campionato e c'è per il prossimo campionato. Mi piace quest'Inter, mi piace come gioca, mi piace il fatto che comunque è sempre lì, testa avanti. Ragazzi, era difficile. Sei 2-0, sotto, un momento critico del campionato. Cosa fai tu? Cosa fai? Metti i tuoi uomini migliori. Abbiamo giocato quasi in 10, perché mi dispiace dirlo, ma Correa, ragazzi, e comunque, oggi è festa e va tutto bene, va tutto bene. Adesso tocca al Milan. Adesso tocca al Milan, adesso vai a vincere a Verona. Vai a vincere a Verona, adesso devi vincere con l'Atalanta, le devi vincere quelle partite. È vero, ne puoi fare anche 7 punti, ma li devi fare. E l'Empoli ti sta dimostrando, come il Bologna, come l'Udinese a Firenze, che queste squadre che non hanno niente da chiedere, che sono senza pensieri, i pensieri te li fanno venire. Perché così è stato. A me sono venuti i pensieri. Io a un certo punto ho detto: ai, qua si chiude qua. Diciamo bravi a tutti, chiudiamola qua, ci prendiamo forse la Coppa Italia perché ce la andiamo a giocare, invece no. Chi era in campo ha sentito odore di qualcosa di diverso. Chi era in campo ha sentito odore ancora di scudetto. Ancora di scudetto, perché questi giocatori ci credono, così come ci credono tutti i 70.000 che erano lì allo stadio e tutti noi. Io ci credo ancora, però no, aspetta, non è per noi. Non è per noi fare il bene o il male, è il Milan, deve scivolare il Milan. Scivola a Verona, scivola in casa con l'Atalanta, chi lo sa? Chi lo sa? Però questa partita ci dice che quest'Inter c'è, che c'è tanto in quest'Inter. Mi è piaciuto Barella. Berisic, ragazzi, gli volete rinnovare sto contratto? Diamo soldi a Correa, abbiamo speso 30 milioni per Correa. Ve lo mettete in testa che il giocatore più forte dell'Inter l'avete lì a portata di firma? A portata di firma! E comunque questa è una bella partita. Questa è una bella partita. Può succedere di tutto con la Coppa Italia, ma io un Inter così è un Inter viva, un Inter brillante, un Inter che ci crede, un Inter che lo vuole, che vuole qualcosa e probabilmente se lo prenderà. Inzaghi, calmati un po', e calmati però un po' anche tu, Inzaghi, in panchina. Comunque, oggi tutto bello, tutto chiaro. E domenica ci mettiamo là seduti, dice, ma tu gufi? E certo che gufo, sono interista, che vuoi, che spero che il Milan vinca? Ovviamente no, sono sportivo, mi piace lo sport, non offendo mai nessuno, questo va bene, va benissimo, ma al di là di questa cosa qui io tifo Inter e voglio, spero che l'Inter vinca, e se dopo vincerà il Milan dirò bravo, il Milan ha fatto più punti. A proposito, oggi qualche discussione su rigori dati, non dati, però l'Inter queste cose per adesso, quantomeno adesso, non le fa perché dopo risponde col risultato. Risponde col risultato. Queste polemiche di questo campionato, a me piace così. Mi vedo la partita, mi piace la partita, è finita là. È finita là, lo so, se avesse pareggiato, se avesse perso, allora tutti a dire Barella, quel rigore, lo so anch'io, non sono stupido. Però mi piace così, che è un campionato che comunque fino all'ultimo ci farà stare svegli. A proposito di stare svegli, cioè ha un po' di tempo che l'Inter fa partite così, fa partite belle, fa partite che ti fanno rimanere svegli. È questo che chiedo io al campionato, questo che chiedo alla Serie A, questo che chiedo al calcio. Di rimanere sveglio quando ti vedi una partita. Chiedo troppo? Chiediamo troppo? Io credo di no. Io credo di no. Ma adesso, per quanto riguarda con la Juve, chi vince? Beh, la finale è sempre una finale. La finale è sempre qualcosa particolare. Non c'è mai un vero favorito. Però le gambe le vedo all'Inter, vedo che hanno gambe buone. Hanno gambe buone. Non so quanto peserà questa partita. Però quando vinci pesa meno che quando perdi. Una rimonta va bene così, un Lautaro così, ragazzi, un Lautaro impressionante così va bene tutto, va bene tutto.
Abbiamo vinto, ragazzi, davvero tocca al Milan, c'è poco da fare, è questo è quello che ci dice il campionato, né più né meno, né una parola in meno, né una parola in più, questo è, adesso tocca al Milan, mettete mi piace, iscrivetevi, mi raccomando, sapete tutto, alla prossima, ciao ciao.